Il mio intervento sarà focalizzato sulla presentazione di una tecnologia di isolamento termico affine come principi di funzionamento a quella introdotta dal professor Muscio. Si tratta di una tecnologia di isolamento termico che funziona sul principio fisico della termoriflessione che è presente sul mercato italiano da circa 8 anni. Due parole sulla nostra azienda, che cosa fa e chi siamo. La società Malagoli S.P.A. è una società commerciale, è una società di Modena, presente sul mercato e fondata dal 1946. Siamo operativi in 2 settori merceologici diversi, operiamo nel settore dei prodotti distribuiti per il settore delle costruzioni da 20 anni. E da 6 anni siamo focalizzati sulla proposta di una tecnologia che è quella di cui parleremo ora, che è prodotta da un'azienda francese che si chiama Actis. La nostra azienda propone dei servizi, come amiamo definirci, non siamo venditori di un prodotto, quindi forniamo assistenza al progettista per studiare le soluzioni in funzione di esigenze e obiettivi, diamo un'assistenza tecnica post vendita per essere presenti in cantiere, per non controllare, perché non è il nostro mestiere, ma per dare un supporto a coloro che magari non hanno esperienza con questa tecnologia dal punto di vista applicativo, servizio di logistica dei materiali e soprattutto formazione e consigli di posa a coloro che sono gli artigiani che di solito sono incaricati della posa di questi prodotti. E come dicevo prima, non siamo venditori di prodotto, ma siamo fornitori di un servizio. 2 parole anche sull'azienda nostra partner produttrice di questi materiali. È una società francese che ha la sede nei pressi di Tolosa, in un paesino che si chiama Limoux, a 100 km appunto da Tolosa. Questo per motivi logistici, perché è una tecnologia messa a punto 30 anni fa proprio da questa azienda per il settore aeronautico. Quindi è una tecnologia innovativa, perché è arrivata recentemente nel mercato delle costruzioni italiano, ma è una tecnologia esistente da 30 anni. Questo perché un aeromobile, quando si trova a 10.000 metri di altitudine, che è l'altitudine di crociera, affronta temperature esterne intorno ai meno 60 gradi, climatizzazione interna intorno ai 18-20 gradi, quindi delta termico di 80 gradi. Penso che chiunque sia andato in aereo avrà visto che la carlinga della fusoliera di un aereo non è più di 20-25 cm di spessore. Quindi la domanda è: che cosa ci sarà in questi 20 cm per far sì che questo gap termico sia vinto? Certamente non gli isolanti convenzionali, perché non c'è lo spessore minimo necessario per poter affrontare questo delta termico. E quindi 30 anni fa è stata messa a punto questa tecnologia che permette, e questa è la peculiarità che li rende interessanti nel mondo delle costruzioni, di raggiungere prestazioni elevatissime in spessori centimetrici, di pochi appunto centimetri. Quindi esperienza da più di 30 anni, l'azienda è colei che ha inventato questa tecnologia, è certificata ISO 9001-14001, è operativa e presente con una rete dedicata in 8 paesi europei, con circa 10.000 punti vendita. Detiene il 65% del mercato di questo tipo di isolante, che è definito con un acronimo IMTR, che sta per isolanti multistrato termoriflettenti, e sono già stati posati più di 70 milioni di metri quadrati, soprattutto nei mercati nord europei, dove questa tecnologia è già diffusa da almeno 10-15 anni. E soprattutto è un'azienda che è fortemente orientata verso lo sviluppo e l'investimento di risorse nella ricerca, e nei prossimi anni vedremo anche lo sviluppo di questa tecnologia che porterà alla definizione e all'individuazione di prodotti ibridi, che saranno il punto di congiuntura tra la tecnologia termoriflettente pura e l'isolante convenzionale che lavora per conduzione. Un po' di cenni storici per capire da dove vengono questi materiali e qual è l'esperienza. Appunto, abbiamo già parlato dell'applicazione nel settore aeronautico, che è il settore principale di applicazione tuttora. L'azienda Actis ha già un'esperienza di più di 15 anni nel mercato delle costruzioni ed è presente in Italia da 8 anni. Questi prodotti sono prodotti che troverete poi anche qui di fronte, qui fuori, esposti per chi volesse approfondire le informazioni e la conoscenza. Sono materiali compositi di spessore ridotto. Parliamo di prodotti che sono al massimo di 35 mm di spessore,
e sono soprattutto, lo dice il nome, isolanti multistrato, non sono omogenei nello spessore così come tutti gli isolanti convenzionali, ma sono costituiti dall'alternanza di vari strati, dove i componenti sono principalmente pellicole di alluminio polietilenato molto sottili, alternate da strati di separazione che hanno la funzione di inserire aria, aria che è importante, vedremo dopo, per il funzionamento di questi materiali, e soprattutto per limitare gli scambi per conduzione, quindi per spingere al massimo le prestazioni termoriflettenti del composito. A cosa servono? Sono isolanti che si stanno affermando sul mercato in tutti quei contesti in cui l'obiettivo di intervento è quello di isolare termicamente, avere elevate prestazioni, ma non si hanno a disposizione molti centimetri per poter applicare gli isolanti convenzionali. Dal punto di vista fisico sono efficaci dal punto di vista della riduzione degli scambi termici dovuti alla componente radiativa dell'energia, e qui ci ricolleghiamo agli argomenti che abbiamo appena sentito trattare nell'intervento precedente. Componente dell'energia che gli isolanti convenzionali raramente, per non dire mai, riescono ad affrontare. Sono isolanti che in questi spessori, abbinati ad aria che si ottiene nella posa in opera in un modo che poi eventualmente vedremo, permettono in pochi centimetri di arrivare alle prestazioni termiche equivalenti a 14-15 centimetri di isolanti tradizionali. I campi di applicazione sono quasi tutti quelli che ci si trova ad affrontare con gli isolanti convenzionali, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica dove per necessità o per scelta si trova conveniente o doveroso affrontare l'intervento all'intradosso delle strutture piuttosto che all'esterno. Questo perché sono materiali, come dicevamo prima, che permettono di lavorare a basso spessore, quindi quando si lavora all'interno gli spessori sono un valore da difendere, e anche perché spesso e volentieri non sono a disposizione per applicare 10-15 cm di isolante tradizionale. Sono applicati anche nelle nuove costruzioni, anche in casi di rivestimento esterno dove necessariamente devono essere abbinati a facciate a secco o comunque ventilate, perché non sono isolanti che possono essere considerati e trattati come gli isolanti convenzionali che vengono rasati direttamente sulla loro superficie esterna. Sono largamente utilizzati anche per la correzione dei ponti termici. Immaginiamoci, poi vedremo anche delle foto, quando si tratta di costruire un edificio ex novo che è concepito a struttura, l'ossatura in calcestruzzo spesso e volentieri non permette davanti alle travi e ai pilastri il posizionamento di spessori importanti di materiale tradizionale. Questi materiali, esiste un materiale specifico che si chiama Trismur, che montato in un certo modo permette in circa 3 cm di ottenere le performance termiche di 11 cm di estruso o 14 cm di lana minerale. Altre situazioni sono l'isolamento di pavimenti freddi o di terrazze esposte o di solai che separano una unità abitativa riscaldata da un sottotetto non abitato e quindi freddo, e i controsoffitti. I vantaggi sono materiali che permettono di raggiungere elevate prestazioni tanto in inverno quanto in estate. Abbiamo già visto la salvaguardia della superficie calpestabile o dei volumi. Sono molto facili, molto veloci da posare, da applicare, perché sono materiali in rotoli, molto leggeri, molto pratici anche quando le condizioni di cantiere sono abbastanza proibitive dal punto di vista logistico. Sono materiali che sono anche dal punto di vista dei trasporti e della movimentazione in cantiere molto molto gestibili. Sono materiali in rotoli che sono spesso volentieri confezionati in rotoli da 16 o 20 metri quadrati, un rotolo pesa dai 9 ai 12 kg. Quindi è un materiale molto apprezzato per chi l'ha utilizzato anche dal punto di vista applicativo dagli applicatori. Sono materiali salubri perché non contengono fibre irritanti, non rilasciano componenti volatili, non hanno colle sintetiche. Sono tutti materiali ecologici perché sono materiali frutto già o di riciclaggio o a loro volta riciclabili. Sono composti principalmente da fogli di alluminio molto sottile,
ovatte, lane di pecora e schiume di polietilene. E soprattutto sono materiali che non sono soggetti a deperibilità nel tempo, anche quando investiti da umidità o da condizioni che nel caso di altri materiali possono causare un deperimento. Incrementano il valore dell'immobile e hanno prestazioni acustiche. Il funzionamento, appunto, gli isolanti convenzionali sappiamo che agiscono su, principalmente, se non esclusivamente, su due fattori di trasferimento dell'energia, che sono la conduzione termica e la convezione. Convenzionalmente la prestazione di un isolante convenzionale la si affronta valutando il coefficiente lambda e lavorando sullo spessore per arrivare a una determinazione, alla determinazione di una resistenza termica. Gli isolanti termoriflettenti multistrato agiscono sia sulla conduzione che sulla convezione, ma in particolar modo sull'irraggiamento. Come l'affronta l'irraggiamento? Attraverso pellicole riflettenti basso emissive che respingono le onde elettromagnetiche dello spettro dell'infrarosso, che sono quelle che trasferiscono l'energia per radiazione. Affrontiamo la conduzione attraverso gli elementi separatori. Chi di voi ha visto i nostri prodotti vede che appunto ci sono anche materiali corposi di separazione tra i vari componenti riflettenti, che hanno appunto questa funzione, cioè di agire sulla conduzione, anche perché introducono sottili pellicole d'aria tra una pellicola riflettente e l'altra. È una tecnologia che usiamo quasi tutti nella vita quotidiana da tanti anni. Alcuni esempi sono il termos per le bevande, che è uno strumento che probabilmente esiste da 40 anni o forse più, e a noi piace fare questo esempio perché spesso e volentieri i tecnici, i termotecnici, che sono gli interlocutori che noi affrontiamo quotidianamente da 6 anni per fornire le informazioni per il corretto concepimento e recepimento di questa tecnologia, ci chiedo: ma io come faccio ad affrontare il problema estivo con questi materiali? Sono abituato a lavorare con isolanti massivi, perché altrimenti non riesco a isolare un tetto in legno con un isolante poco massivo. L'esempio è quello del termo, cioè è una tecnologia che non ha bisogno di massa, perché non lavoriamo sulla conduzione ma lavoriamo sull'irraggiamento, quindi un tetto in estate raggiunge anche i 70 gradi come temperatura sotto tegola, o cominciamo ad affrontarlo con dei 15-20 cm di isolanti fortemente massivi per lavorare sull'inerzia termica, altrimenti ci dobbiamo affidare alla termoriflessione. Tant'è vero che esistono sul mercato da tanti anni delle pellicole molto sottili, monostrato, alluminate, che vengono utilizzate in abbinamento come complemento dell'isolante tradizionale, proprio per aiutare l'isolante tradizionale a riflettere una parte del calore di cui è investito in estate. In altri settori, la coperta termica che vediamo utilizzare in ambito sanitario nelle strutture ospedaliere, oppure dal personale di pronto soccorso, sono pellicole in questo caso di superficie giallognola dorata, che fanno le veci di una coperta di lana. E il vantaggio anche in questo caso è la leggerezza, la trasportabilità e la comodità. Una volta piegata sta in tasca oppure in una borsetta di pronto soccorso. La pellicola alimentare che siamo utilizzati abituati a utilizzare al supermercato oppure in rosticceria, è una pellicola termica alluminata che serve per proteggere igienicamente l'alimento, ma anche per conferire una protezione termica. Ecco, poi anche nel settore dell'industria ci sono molti indumenti che utilizzano il concetto della termoriflessione. Pensiamo al casco dei vigili del fuoco, agli operatori nel settore della metallurgia, dove sono abituati ad affrontare temperature di forni fusori anche di 800 gradi, hanno gli indumenti di protezione del viso e delle mani realizzati con materiale riflattario e rivestito da una pellicola illuminata. La posa in opera, ecco, forse oggi
il tempo non ce lo concede, ma siamo disponibili poi a dare tutte le informazioni del caso, proprio perché noi forniamo questo tipo di informazione per il corretto utilizzo del materiale. Esiste, l'azienda ci dà a disposizione un manuale completo di guida per la posa, dove vengono affrontate bene o male tutte le casistiche di intervento affrontabili con questa tecnologia. Esistono dei filmati disponibili su YouTube cliccando Isolanti Actis, che fanno vedere, sono filmati dell'azienda, quindi sono filmati istituzionali, che fanno vedere anche con dei filmati le fasi di salienti di posa in opera nei diversi contesti. Noi forniamo assistenza in cantiere, questo è molto importante perché spesso e volentieri un materiale funziona bene, ha prestazioni eccezionali, però deve essere montato adeguatamente per essere messo in condizioni di esplicare le proprie peculiarità. Non è difficile da posare, anzi tutt'altro, ma è importante essere in cantiere per fare in modo che le maestranze alla prima esperienza non siano o spaesate oppure non così attente come è giusto in questo caso per l'applicazione. Esistono, visto che sono alcuni anni che proponiamo questa tecnologia e viene utilizzata, delle aziende che si sono specializzate, quindi pensiamo a artigiani cartongessisti, a lattonieri, se parliamo di operazioni in copertura, anche a aziende che forniscono e realizzano facciate ventilate. Quindi questo lo dico a beneficio di coloro che avessero piacere di contattarci, esiste anche la possibilità di affidarsi e di affidare l'applicazione a strutture specializzate, non nostre ma formate da noi. Ecco, un argomento fondamentale, perché ovviamente in questi anni ci siamo scontrati appunto con una realtà importante, che è quella delle certificazioni. Sono materiali che sono arrivati molto tardi sul mercato delle costruzioni, è importante sgombrare il campo da dubbi o da informazioni non corrette. Questi materiali non sono certificabili con un marchio CE. Questo perché non c'è una normativa di riferimento a livello comunitario che lo permetta. Quindi questo ve lo dico perché comincia a circolare sul mercato qualcuno che non si sa perché e per come propone prodotti certificati. Non sono certificabili. Esiste la possibilità di certificare i singoli componenti, ma non il prodotto composito. Esistono però prodotti che hanno dei certificati che sono riconosciuti, e in questo l'Actis ha lavorato dal punto di vista della ricerca e delle prove già da più di 10 anni, quindi oggi Actis può proporre materiali che godono di certificazioni riconosciute. Quindi per esempio l'Actis Triso Super 10+ è il primo isolante che ha goduto di una certificazione riconosciuta in Italia dall'ente di accreditamento Accredia, che è un ente nazionale, e che fanno riferimento ad un protocollo di prova che è stato messo a punto da un organismo certificatore terzo, che è un organismo inglese, un laboratorio che si chiama BM Trada, che ha messo a punto un protocollo di prova che permette la certificazione di questi prodotti in condizioni reali di utilizzo in termini comparati, prendendo come termine di riferimento la lana minerale a 20 lambda 0040. E questa è una informazione molto importante, perché questo protocollo di prova è il protocollo che è stato presentato all'ETA, scusate, al CEN, per arrivare a una ETA che permetterà appunto di godere di prodotti certificati con certificati riconosciuti. E questo è appunto il facsimile del certificato. Questo l'abbiamo già detto. Sui cataloghi che distribuiamo sul mercato sono contenute queste informazioni per fornire una informazione completa ed esaustiva. Questo per arrivare a dire che in questi anni questi prodotti sono, pur essendo una tecnologia innovativa, pur essendo proposti da non tantissimo tempo, sono stati largamente utilizzati e sono quotidianamente utilizzati in quegli interventi che richiedono la detraibilità fiscale, e per avere appunto il 65% attualmente. E i certificati sono a disposizione dei termotecnici o da tutti i progettisti che devono appunto affrontare questo argomento. Due parole su alcune referenze indicative raccolte in questi anni, da quando si propone questa tecnologia a livello anche nazionale. E abbiamo fatto interventi pubblici, come per esempio un padiglione dell'ospedale di Parma che è stato realizzato nel 2012, quindi un anno fa.
e dove è stato utilizzato il nostro sistema per fare il rivestimento delle pareti esterne in abbinamento a una facciata ventilata. I laboratori dell'Istituto Scolastico Superiore Fermoconi di Modena, in via Jacopo Barozzi, per chi è di Modena, sono stati realizzati in 2 anni, perché l'oggetto dell'intervento è stato scorporato in 2 stralci e la copertura è stata realizzata, l'unico isolante utilizzato in copertura è un nostro prodotto. E la copertura del nuovo campus universitario di Forlì, che è un grosso intervento in corso, dove anche qui affrontiamo la problematica della copertura, la copertura della chiesa di Casalmaggiore di Cremona, che ha 4 anni. Ecco, soprattutto 7 palazzine del progetto Case di L'Aquila, dove abbiamo lavorato in partnership o comunque in collaborazione con uno studio di progettazione di Parma e un consorzio di costruzione di Parma, che ha vinto l'appalto della costruzione di 7 palazzine. Vi ricordo che il progetto Case è stato un banco di prova molto interessante anche dal punto di vista dell'applicazione delle tecnologie costruttive, perché comportava appunto la realizzazione di palazzini di 2 piani che dovevano essere realizzate e finite, chiavi in mano, fornite chiavi in mano in 80 giorni, partendo praticamente da quel piastrone che vedete appoggiato sui pilastri antisismici. In questo caso la nostra tecnologia è stata introdotta in un sistema costruttivo a scheletro portante prefabbricato in calcestruzzo e con tamponamento completamente a secco. Pareti perimetrali di 26 cm di spessore complessivo, 4 lastre a secco, un pannello in legno cemento per conferire un po' di massa, soprattutto per dare prestazione acustica, e l'unico isolante termico è il nostro prodotto, che tra l'altro non è neanche il prodotto più prestazionale, il Trismur, che ha una resistenza termica pari a 3,50. 2009, L'Aquila, quindi ambiente fortemente aggressivo dal punto di vista invernale, sono già 4 anni che queste palazzine sono monitorate e dal punto di vista del risparmio energetico sono altamente performanti. La sottostazione di Porretta Terme è stato un intervento di riqualificazione di un edificio storico, trasformato a negozi, uffici, appartamenti. Anche in questo caso l'edificio era soggetto a vincolo, quindi non si poteva affrontare la riqualificazione energetica intervenendo dall'esterno. Quindi l'obiettivo dei progettisti era quello di intervenire dall'interno senza perdere troppi spessori, e anche in questo caso il nostro prodotto è stato inserito in una tecnologia applicativa di strutture a secco. Quindi si è intervenuti all'intradosso delle murature perimetrali applicando il nostro materiale e tamponandolo con lastre prefabbricate. Un'altra referenza abbastanza datata e visibile a tutti è il castello di Stupinigi, che è stato ristrutturato alcuni anni fa, alcune sue parti, e in questo caso è stato utilizzato un nostro prodotto per isolamento sotto pavimento, che si chiama Trisosol, che in 7 mm di spessore garantisce una resistenza termica equivalente a circa 3,5 cm di polistirene. Facciamo riferimento con il polistirene perché in questi casi solitamente l'isolante applicato è il pannello che fa parte del sistema di riscaldamento a pavimento e di solito è in polistirene. E anche in questo caso si è riusciti ad arrivare a prestazioni termiche elevate senza perdere spessori importanti. Un altro intervento recente è l'ex convento del Filandone di Bergamo, che è stato un altro edificio vincolato e di conseguenza dove l'obiettivo e la necessità di intervenire era quella di isolare dall'interno, e anche in questo caso l'intervento, come vedete dalla foto, ha comportato il rivestimento delle pareti perimetrali come nei casi precedenti e con tamponatura secco. Il tutto ha consentito di arrivare a prestazioni equivalenti a circa 21 cm di lana di roccia come prestazione termica, come resistenza termica, in 7 cm complessivamente impiegati. Quotidianamente questi prodotti sono utilizzati nelle ristrutturazioni, quindi parliamo di rifacimento di coperture, dove è stato messo a punto un prodotto specifico che permette appunto l'applicazione in appoggio, e mi riferisco al Trisoline,
che è un prodotto che permette, soprattutto dal punto di vista applicativo, che, oltre che dal punto di vista degli spessori impiegati, di facilitare la posa in opera degli operatori. Quindi viene esteso direttamente sul solaio, sulla copertura in lattro cemento o, come vedete nelle foto, in perlino o tavolato di legno. Si deve creare una camera d'aria perché, come dicevamo prima, questa è una tecnologia che deve essere abbinata ad aria, proprio per obbligare l'energia termica a propagarsi non per conduzione ma per irraggiamento. Quindi viene fatto sempre in copertura una listellatura che deve permettere la creazione di una camera d'aria su cui andare a mettere o tavolati e guaina con le tegole oppure, come in questo caso vedete, una lastra ondulata in fibrocemento su cui andare a posare i coppi. Pareti perimetrali dall'interno, l'abbiamo già visto, tutte quelle situazioni in cui abbiamo a che fare anche con edilizia privata, mono, bifamiliare, oppure interventi di condomini dove non si raggiunge il giusto accordo per fare un rivestimento complessivo dell'edificio, il privato può intervenire singolarmente e salvaguardando appunto con questa tecnologia gli spessori. Si può abbinare tanto a cartongesso quanto a fodere in laterizio o in blocchi. L'importante è sempre avere una camera d'aria di almeno 2 cm tra il materiale usato per il tamponamento e il nostro isolante. Pareti dall'esterno. Come dicevo prima, appunto, anche in questo caso sono state acquisite molteplici esperienze, limitatamente appunto ai casi in cui il committente è orientato verso un rivestimento con strutture con facciate ventilate. Facciate ventilate che possono essere costituite, come in questo caso, da lastre in fibrocemento che vengono poi rasate con dei materiali cementisti per dare una finitura al civile, oppure in altri casi con tutto quello che il mercato delle facciate ventilate può proporre. Questo nel caso specifico è un intervento in provincia di Reggio Emilia, Puglianello. E questo è come si presenta l'intervento ultimato. Anche in questo caso 8 cm di spessore impiegato ed è stato utilizzato il Trio Super 10, che è il prodotto equivalente a 21 cm di lana minerale. Recentemente abbiamo acquisito anche diverse esperienze di rivestimento di strutture di fabbricati di nuova costruzione in legno, sia con struttura telaio che con struttura X-LAM. Sempre comunque nell'ottica di risolvere la problematica del progettista, del committente o del costruttore di isolare senza impiegare spessori importanti di isolante. Signor Luppi, scusi, la richiamo perché è interessantissima la sua esposizione, chiudo. Però la prego. Sono alla fine. Correzione dei punti termici, li abbiamo già visti nelle strutture di nuova costruzione, anche qui varie referenze, isolamento di solai freddi, controsoffitti, poi per quanto riguarda appunto eventuali interessi specifici vi invito a contattarci perché siamo disponibili a fornire un servizio specifico. Alcuni numeri appunto, alcuni sono stati già detti, da 8 anni è una tecnologia presentata in Italia, da 6 anni in Emilia Romagna, sono stati realizzati, posati più di 150.000 metri quadrati di superfici e sono stati isolati più di 600 cantieri. Questi sono, tra l'altro, sono dati che risalgono all'estate scorsa, non sono stati aggiornati negli ultimi 4 mesi. Questi sono i nostri riferimenti, siamo presenti sul territorio regionale con una rete di agenti che è preposta per fornire il servizio che vi dicevo prima, questi sono i nostri riferimenti aziendali, per chi volesse approfondire la conoscenza di questi materiali siamo a disposizione. Grazie.